dopo le ultime lettere di Jacopo Ortis, l'altra opera importante di Ugo Foscolo è la raccolta Poesie, la cui prima edizione esce nel 1802. Alle 9 composizioni di questa edizione se ne aggiunsero altre 4 in quella definitiva del 1803. Il bagaglio di versi con cui Foscolo si presenta alla ribalta letteraria della sua epoca, e questa la sua prima prova poetica, risulta piuttosto esiguo, solo 9 componimenti. Per quale ragione? In realtà questa raccolta è il frutto di una selezione spietata e accurata dell'abbondante produzione giovanile. E ciò è il segno che in questo libretto Foscolo voleva racchiudere una fase intera della propria ricerca umana e artistica. Il criterio di organizzazione della raccolta è sostanzialmente metrico. Da una parte abbiamo le due odi a Luigia Pallavicini, caduta da cavallo, e all'amica risanata, dall'altra i sonetti. Tale criterio non è soltanto esteriore, ma risulta in sintonia con la compresenza all'interno della raccolta di due sensibilità diverse che si compenetrano. Da una parte quella delle odi, che si richiama al mondo neoclassico. Esse rappresentano infatti il modello di poesia in cui il presente, con i suoi contrasti, le sue difficoltà, viene sublimato nelle forme perfette e nell'equilibrio che corrispondono all'ideale neoclassico. Quel fondo di inquietudine sottesa viene placata dalla forma perfetta e nitida del verso. Dall'altra abbiamo la sensibilità romantica dei sonetti, che ci portano nel vivo del mondo espressivo e sentimentale di un'altra importante opera giovanile di Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, massima espressione dell'anima romantica. Nell'edizione definitiva del 1803 i sonetti costituiscono un canzoniere fortemente strutturato a diversi livelli testuali. Partiamo innanzitutto dal numero, che con l'ultima edizione arriva a 12, numero non solo caro a Foscolo, che adesso ricorre in varie circostanze, ma che riproduce su scala ridotta la struttura del canzoniere petrarchesco. Là un componimento per ogni giorno dell'anno, più il sonetto introduttivo, per un totale di 366 composizioni, qui un sonetto per ogni mese dell'anno. Dalla semplice lettura dei titoli possiamo inoltre evidenziare un dato tematico e concettuale fondamentale: l'ossessiva presenza dell'io, che costituisce l'argomento di ben 3 sonetti, collocati in modo molto accorto, molto studiato. Se non contiamo il sonetto introduttivo, essi si trovano in prima posizione, non son chi fui, al centro esatto del canzoniere, autoritratto, e in ultima posizione, che stai. È un chiaro segnale questo della sensibilità romantica che pervade i componimenti, dai quali emerge il profilo di un individuo eccezionale, dotato di forte sentire, cioè di una sensibilità straordinaria, fuori dal comune, sensibilità che lo distingue dalla massa. Ciononostante, egli è segnato da un destino avverso che determina due diversi atteggiamenti: da una parte il vittimismo dell'eroe infelice, dall'altra il titanismo dell'eroe che prende atto della sua infelicità, del destino avverso, ma non si chiude in se stesso, reagisce e affronta la morte.